that's extraordinary. And the one you with is just extraordinary. And what it drives is strong. Se le dico sigillo, che cosa le viene in mente? Donne, carcere, tessuti, tante persone che si muovono intorno, aziende che si muovono intorno e sono interessate. Chiuda gli occhi e pensi un attimo al momento che l'ha colpita maggiormente, a prescindere dalle persone. Ma allora, mi ha colpito questi 4 anni di vita in comune con le persone con cui abbiamo condiviso il progetto, che sono persone dell'amministrazione penitenziaria, di Cassamendi, del Ministero. Sono passati 4 anni, devo dire che l'idea iniziale, così come era nata, sembrava veramente una buttata, una cosa che non avrebbe avuto nessun fatto. Invece che a distanza di 4 anni ci siamo arrivati, l'agenzia esiste anche questo interesse intorno, ci sia il presidente Tamburino che la conferma, insomma, no? Questo interesse con la sua presenza, secondo me è veramente stato un grande momento. A me poi quello che ha colpito molto è anche veramente il viaggio che ho fatto in questi mesi tra un carcere e l'altro, in situazioni che non conoscevo, abitualmente lavoro a Milano, e muovermi per andare a Santa Maria Capo Vetere o a Castrovillari è stata veramente un'esperienza molto, molto forte. Si è schietta, c'è un po' di timore quando si nomina la parola carcere? Credo proprio di sì. Io francamente ne ho una percezione un po' strana, perché ci vivo dentro da 20 anni, quindi per me purtroppo credo parecchie cose per scontate, però me ne rendo conto ogni volta che porto qualcuno di nuovo all'interno e mi dice: ma guarda, lavorano, ma guarda, hanno queste cose, possono fare quest'altro, e quindi come la concezione, ma guarda, ricevono uno stipendio per il lavoro che fanno, e quindi evidentemente esiste una concezione del carcere. O forse non esiste nessuna concezione del carcere ancora, cioè credo che veramente sia una sorta di cosa che si vuole lasciare ancora molto molto fuori dalla propria vita, se non quando appunto per un qualche motivo ci si è coinvolti a livello personale, e quindi forse non esiste ancora, e nell'immaginario probabilmente l'idea può essere è veramente totalmente diversa da quella che di fatto è. Di fatto quelle situazioni, e mi sono resa conto appunto in questo viaggio, sono totalmente diverse, grandemente diverse l'una dalle altre. Ci sono situazioni in cui veramente si sente l'aria di galera e altre in cui una persona entra e dice: non mi sembra neppure di essere in carcere, insomma, ecco. Dottoressa della Morte, lei una sera, mettiamola così, col sorriso sulle labbra, è andata a letto e ha detto: ma domani, sai, faccio qualcosa di nuovo, faccio questa iniziativa. Dal momento in cui lei ci ha pensato, quindi quella sera è andata a letto, ci ha pensato, si è svegliata la mattina dopo col giusto desiderio di portare avanti questa iniziativa, al momento in cui è partita, quanto tempo è trascorso? Ma credo che un po' come tutte le idee ci frullino nella testa per tempo, e poi con quella magia che fa sì che le cose si concretizzano, perché si concretizzino perché ci troviamo nel momento giusto con la persona giusta, scattano, e un po' con la volta non ci si sente più un po' pazzi per averlo pensato, ma si capisce che c'è la possibilità di condividere, ed è stato un po' così, insomma. Io avevo questa percezione che, facendo diversamente da quanto era stato fatto fino a quel momento, sarebbe potuto andare tutto meglio, e per caso ho incontrato la prima persona a cui l'ho comunicato, e per caso anche lei lo stava pensando, e per caso ne abbiamo trovate altre 2, e poi sono diventate 4, eccetera, eccetera. L'ultima domanda voglio fargliela: c'è mai stato un momento durante il quale lei ha detto: ma chi me l'ha fatto fare? O meglio, un momento in cui a Roma si dice: mi sono cadute le braccia, non ce la faccio più ad andare avanti, magari per un intoppo burocratico, perché sì, qualcuno magari non capiva questo tipo di iniziativa. Sì, sì, quelli ci sono stati, anche però io sono un po' di pragmatismo, per cui credo che i problemi esistono perché devono essere risolti, per cui cioè, lo penso, ci si... chi lavora in carcere secondo me è anche abbastanza attemprato alle difficoltà, insomma, non si scoraggia facilmente. He bought her cars, but they beat demos, and he with white ice 'cause he ain't get the memo. He's a dumb.